Già attivo da 12 giorni il piano di emergenza caldo dell'ASP, attiva una rete che coinvolge tutte le strutture dell'azienda sanitaria provinciale, dai medici di medicina generale alle guardie mediche, dai punti territoriali di emergenza al servizio 118 per finire ai pronto soccorsi del Policlinico del Papardo e del Piemonte. È stata attuata un'attività di monitoraggio e di analisi dei dati dei soggetti ad alto rischio mediante l'anagrafe regionale della suscettibilità, che garantiscono assistenza globale e tengono conto dei livelli di criticità in relazione alle patologie. Nei giorni di allerta caldo, la Protezione Civile, coadiuvata dall'equipe psicosociale per l'emergenza dell'ASP e dei comuni, garantisce inoltre un rafforzamento dell'informazione attraverso materiale informativo e scardinando eventuali speculazioni sul fenomeno caldo. È stata poi avviata anche una campagna attraverso incontri con il personale sanitario sociale delle istituzioni per garantire il servizio ospedaliero di accoglienza. Infine, nelle situazioni ad alto rischio sanitario c'è la possibilità di ricevere sollievo dal caldo con attività ricreative e di intrattenimento in locali climatizzati.